Ciao Volpe. 27.000 yen, dai. Voilà. Hai visto Your Name? Sì. Io dato che voglio farmi insultare di una cosa. Your Name fa schifo, ma dirò perché. Your Name ha la stessa struttura di tutti i film di Shinkai. Cioè ragazzi e ragazze in presenza si innamorano per motivi strani, ma... Sì. Sì, per farli vedere tutti. Tutto pieno di giganteschi. C'è il co. Sì, come tutti quanti i film di Hayao Miyazaki sono ragazzini che affrontano problemi più grossi di loro in cui non capiscono e vengono sballettati a destra e a sinistra. Non capisco il problema, Scapoz. E puoi dire a me fa schifo. E puoi dire fa schifo. Altrimenti pecchi d'arroganza. Sono utili i break elementali? Sì, nelle fasi di esplorazione dei dungeon. Contro i boss non tantissimo. Ma soprattutto, una volta che hai espresso questa tua opinione così platealmente, che ce ne viene? Complimenti. Sì, ma quelli di Miyazaki la trama spiegata già comunque ti devo a me fa schifo, volevo sapere il tuo parere sul film. Io trovo sia un, come ho già detto più volte, un bellissimo gioco di prestigio. Sì, ha delle falle a livello di trama, ma non è quello il punto più importante di Your Name. Your Name è un, appunto, come ho detto, un gioco di prestigio. Se tu quando guardi uno spettacolo di un illusionista con attenzione, cercando di scoprire come funziona, che cosa c'è dietro. Ah, vabbè, ma è ovvio che la tizia sembra fluttuare, ci sono dei fili, oppure, ma la carta è sempre stata nella sua manico. È ovvio che tu dici, vabbè, ma è una merda. Se invece ti lasci rapire, lasci la tua sospensione dell'incredulità e non cerchi di trovare il buco, cerchi di trovare la risoluzione a tutto quanto, ti lasci trasportare, è diverso. E ti lasci trasportare da un bellissimo viaggio emotivo. Allora, Vegito! Volevo risentirmi il discorso sul gioco di prestigio, ma la pubblicità ha detto no, mi spiace, Lobito. No, ci sono delle, non tanto dei buchi di trama, quanto una principale incongruenza, ovvero quando guardano al cellulare, non vedono che la data è diversa? Ma anche sti cazzi. È così importante? Prego, m'lady. Ma è decente. Purtroppo io sono uno che dà molta importanza alle trame, appunto a me non è piaciuto molto Your Name, nel mio caso non sarebbe diverso nel vedere semplici immagini bellissime. Non è una questione di immagini, ragazze. Ragazze. Tesore. Non è una questione di immagini. Ci sono... Ogni film ha un suo punto principale. È come dire, Mad Max fa cagare perché la trama non esiste. No. Mad Max è un mezzo capolavoro, ma non si concentra sulla trama. Avatar è una merda perché la trama è Pocahontas. No,
non si concentra sulla trama Avatar. E la trama di Avatar, sì, può essere per di già vista. Non è quello il suo punto centrale. Ogni film ha un qualcosa su cui si vuole concentrare maggiormente. È come criticare quel film sui quattro, le due famiglie, i due genitori di rispettive, amici di famiglia, che Carnage. Come dire, Carnage è una merda perché la location è sempre quella. Che cazzo vuol dire? Non è la location, non sono gli effetti speciali in quel caso che contano. Ogni film ha dei punti focali. Sì, Mad Max ha una trama, by the way. Sì, ovvio che ha una trama, by the way. Ma non è il punto focale, non è ciò la cosa più importante, il pezzo forte di quel film. Non è ciò su cui si vuole concentrare per veicolare un'emozione. Grazie. Manuel, grazie per il sub, per il quinto mese di fila. Bentornato tra i membri dello squadrone. Nope. E nice, nope. Comunque secondo me è un ottimo film che però poteva essere fatto meglio. Comunque gli do un 7,5 anti 7 perché è troppo ripetitivo la scena di lui nel crocodile che si palpa ed è cringe. Come l'avresti fatto meglio? Dimmi come avresti potuto trasmettere le stesse emozioni, far arrivare allo stesso concetto, fare lo stesso soggetto, la stessa sceneggiatura meglio. Dimmelo. È facile riempirsi la bocca di giudizi e critiche quando poi non si hanno effettivamente mezzi migliori. Sì, lo so. Che lo so, molti di voi diranno, vabbè, ma non è che a me deve piacere per forza solo perché non saprei... No, chi sa fare sa capire, come diceva Giovanni. Ok, sono d'accordo. Va benissimo. Vero. Però ti chiedo come. Come puoi creare quell'illusione delle due persone che si scambiano la vita, ma vivono effettivamente in periodi diversi? Come fai a giocare con la carta? Cosa mi sono perso? Un botto di roba quello che fai, Panini. I break fire sono importanti? Sono in New Game Plus su Persona 5. Allora, break fire... Oh no, Gambu no, che schifo. I break fire vuol dire che se c'è un nemico resistente o reflecta o assorbe, non lo so, ma se è resistente al fuoco, tu gli togli quella resistenza. Avrei fatto diventare più importante quella cosa dei fini intercetti, potrebbe essere una cosa molto interessante, punto focale della trama che hai tirato in mezzo una volta. Ma non è una questione di trama. Il filo rosso del destino è una tradizione, cioè è un po' come come lo specchio rotto. Uno specchio rotto porta sfortuna, è una cosa tipicamente europea. Il filo rosso del destino è una cosa tipicamente orientale, fa parte del loro folklore. Non è una cosa che dovevi spiegare di più nella trama. Jaskier! Erased, Sephiroth, Benedetta, Antonello e Niki, ringraziate Jaskier che vi ha regalato a tutti un sub. Grazie, bello. Chi buttiamo a fare in culo? There too? Mothman. Ma secondo te sono forti? Se non hai niente di meglio da tenere, ha senso averlo. Altrimenti puoi tranquillamente farne a meno. No, ho sbagliato. Ciao Jaskier, benvenuto. Oddio santo. Aia. Mi è venuto un crampo. Figurati, Sasuke. Ca miseria. Antonello! Grazie. Ma voi chi cazzo siete? Ho sbagliato. Devo fare Mazionga. Didn't
Aia. Brava. Ovviamente era Mazio. I giapponesi tendono a dare per scontate determinate tematiche che magari gli occidentali non capiscono subito, come il sistema giudiziario in Persona 5. Vabbè, ma loro non è che devono pensarlo per il pubblico mondiale. E non penso che Persona 5 sarebbe stato migliorato se si fossero messi a spiegare l'ordinamento giuridico giapponese. Non trovate? Anche noi. Pensate al contrario. Quante cose diamo per scontato noi o gli americani? Per dire, il sistema giuridico americano è completamente diverso da quello italiano. Non si mettono a spiegarlo, però, nella maggior parte delle cose. Ma sono io l'host, ogni tanto diventa un po' inquietante. Un po' più. Secondo me potevano solo approfondire un minimo la trama, anche senza puntare. C'è la nonna, lo dice anche io, ho passato questa esperienza, e poi sta zitta, il papà, lei viene, non lo ricordo, viene pestato. Non ho capito niente di quello che... La parte centrale non ho capito niente. Scapoz ti chiede un piacere. Usa la punteggiatura, se no mi è difficilissimo comprendere quello che scrivi o che scrivete in generale. La punteggiatura esiste. Esiste ed è bellissima. Ciao pezzo di merda. Piccola domanda, ma i persona dei compagni di qualsiasi persona si possono evolvere? Siamo noi a cambiarle. No, si evolvono. I persona dei compagni di classe, di compagni di squadra, sono fissi. Quelli non cambiano mai. Evolvono quando raggiungono il rank 10 del social link. Mighty Swing. E vabbè, poi. Alf mori, non mori. Vabbè, facciamo così. Yeah! Dovrei assentarmi qualche minuto per vedere eventuali spoiler di Your Name. No, tranquillo, Archer, ne abbiamo finito di parlare. Parvati. Niente, salutiamo Parvati. Samuel! Cosa ne pensi di Apex? Non l'ho mai giocato. Ma Shadow Jump... Ah, Research Card. Proprio quello che mi serviva. Ciao, Tarko. Sì, cosa ne pensi delle persone che non sanno usare la punteggiatura e di chi non conosce la grammatica? Infami che devono morire e liberarci del loro peso nel mondo. Scherzi a parte, ragazzi, è molto importante sapere esprimersi in italiano corretto e sapere scrivere in italiano corretto. Ah, dobbiamo prendere anche l'altra carta. Trovi che il party di Persona 4 sia più bilanciato rispetto a quello di Persona 5? No. Preferisco di gran lunga quello di Persona 5, io personalmente. Visto che siamo in tema, Dio cosa ne pensa? Dio! Che ne pensi di Your Name? Ma tacchione. Dice che è divino. Sto mattacchione, oh. Au. Macra calma. Magic Wall. Assorbono.
Shadow, jump out of the box. Cosa faresti in questo momento? Tirare fuori your watch! Ah, è debole a buffo sto figlio di puttana. Ah, saperlo prima. Avevo punti da buttare. Dio, c'è Isara che dice pandemia, terremoto. Certo che l'hai fatto iniziare proprio bene sto anno. Dice che gli danno fastidio gli anni che fanno, che sono doppi, 20-20. Dice che gli danno fastidio, è partito un attimo il coso. Abbiamo provato tutto tranne zio e Agi. Ah, assorbono pure zio, sti pezzi di merda. Ma ha ragione. Pronto per persona 5 Royal? Sì. Che cosa ho fatto di male per prendermi il corona per colpa di un medico? Mi spiace quel Cristo. Yatagarasu. Yatagarasu, San Arcana. Yatagarasu cosa fa? Masukukage e Agilao. Vediamo Gembu, mi fa cagare. Orthus. Pazuz. Fula me fa capirci. Ok, e mo? E voi siete deboli a Agi. Proviamo a picchiarvi. Stagnant aumenta la suscettibilità. Cosa ne pensi di quelli che se la prendono con te perché non fai niente per risolvere catastrofi, guerre e morti? Io non li sopporto. Aiko chiede cosa ne pensi di quelli che se la prendono con te perché non fai niente per risolvere catastrofi, guerre e morti. Molto maturo. Dice LOL brr. Spirit Drain. Puttana, non mi devi toccare gli SP. Mi aspettavo una risposta seria. Lo so, è fatto così. Ma hai visto IQ? Lo sto seguendo in contemporanea, Crashix. Mi piace molto IQ, molto carino. Più che un dio è un troll. Beh, dio è un po' troll. Qual è il suo movimento artistico preferito? Letterare la scapigliatura. Non ho un movimento artistico proprio pittorico preferito. The door won't open with the research card. Ah, qui dovevo tornare su. Entrare nel... Che palle. Dovevo tornare su all'altro piano dove c'era l'altra porta chiusa. Mi ero dimenticato di sta cosa. Dai, Escapoz. Sì, è un po'... È un labirinto. Sta mappa.
È normale. Ciao raga. Ecco, ogni tanto in Persona 4 puoi trovare delle stanze con gli altri tuoi compagni di squadra così da poter fare dei cambi. Metti che c'hai il team stanco. Ciao Rialbano. Ciao merda! Mi prendi per il culo? Megido! Rampage. Bene, molto bene, ci vai. Dizzy. Megido. Soldaggia. Ti prego, ci e prendilo. Azzeccalo. Martorialo. Ma oh, te pareva, ma quando mai? Megido! Ti prego, Roy. Dai, fai schifo, Roy. Ma vaffanculo, ste mani di merda, lo so, Jock. Susano, salito il livello. Suzuka Gongen. Prende Heat Wave. Medium physical damage to all enemies. Ma Rampage comunque fa meglio. Non c'è niente che cambierei. Cioè, non è male Heat Wave, però. Che voi sapete, c'è modo di recuperare i film di Persona 3? Per quanto bellissimi, no. Ma non è vero. Toh. C'è un diarame, via. Bravo Yukiko. Be my guest. Pure. Ho notato però che alcune persone provengono da Shin Megami Tensei, tipo Samuel Osset. Che lei sappia esiste un persona chiamato Asmodeus? Non lo so. Ci sono molte evocazioni di Shin Megami Tensei che non sono mai riuscite a entrare in Fiori. Questo è fortissimo. Togliamo Mitra? Togliamo Mitra. Ci sono tantissime evocazioni di Shin Megami Tensei che non sono mai entrate nella serie di Persona.
Quindi eravate deboli a zio, giusto? Eravate deboli a zio. Sì, i critici li fanno boh quando vanno a loro, non quando sono utili. Oh, sì! Skill up, magic up, itokotonusi. Ti prego, ti prego, ti prego. Sì, cazzo! High counter non è affatto male. Itokotonusi, foolish whisper, autosuppucasa, poison arrow. Fai schifo, eh. Fiero di te, Archer. Element boost. Non ne frega assolutamente niente. Tizio con le chiappe de fora. Sono nuovo in questo universo di Persona 4 Golden. Non è che qualcuno potrebbe illustrarmi le basi? Qualcuno ha voglia di spiegare in che senso le basi? Intendi le basi della trama o le basi del gioco? Shadow? Come c'è uno shadow lì dentro? Vediamo. Ma, lifestone. Ma qui non può esserci. Soul drop. Ehi. Mia sorella ruba codici nucleari alla Russia e li vende per Bitcoin. Devo preoccuparmi? Forse un pochino. Un pochino, non dico. Trovi ancora i commenti sotto i tuoi doppiaggi che dicono che programma usate per doppiare se il filippino parla italiano? Spero di no, purtroppo sì. Se dobbiamo salire ancora di un piano per trovare l'altra porta. Il mini boss era al quarto piano, mi pare. Sì, JoJo parte 4, ma JRPG è una descrizione abbastanza di facile comprensione per chi conosce JoJo. Su Persona 5 Royal, Takemi o esplorano i confini? Vediamo. Takemi è un forte richiamo per me. Ciao Millennium. Voi eravate deboli a Garu. Qui invece di debole a cazzo Adama. Beh, picchiamolo. Brava Chie. Molto brava. Oggi quando stacca? Vorrei finire il vorrei finire il dungeon. Vorrei iniziare una campagna di D&D. Consigli? Beh, sei già con chi vuoi iniziarla. Sei già con chi iniziarla, parti benissimo. Se non sai dove giocare o con chi, se vuoi sul nostro canale Discord, sul canale Discord di Intail, ci sono un sacco di persone che si mettono a giocare via Discord tutti insieme. Justice Arcana. Che non abbiamo e ci serve per lavorare su cosa. Quindi direi buttiamo via... Pazzuto. Sì. Barbati, mi spiace. Un mio amico ha fatto il preordine di Persona 5 Royal, gli ho mostrato Takemi e ha detto che non gli piace.
Per lei i porci. Sasuke, puoi taggarmi su Instagram? Ciao, merda! Voi eravate deboli, eh? Un cazzo! Ma sai che noi ce l'abbiamo a gambe? Come ha senso sprecare SP contro questi stronzi? Sarò single e passerò San Valentino con Ryuji. Bravo! Ah, ho fatto il giro. Tra le serie di Persona 5 Royal su YouTube? Sì. Sì, non temere. Non lo so, loser. Allora, voi eravate deboli a che cosa? A Ice. Oh, bravo, Yosuke. Molto bravo, amico mio. Dizzy. Mabufu. Sì, Ryuji è il miglior personaggio del gioco, ma senza il minimo dubbio. Se per Persona 5 Royale ci saranno tardi nella consegna per il virus, ma non credo. High counter. Non credo, un sacco di ragazzi mi mandavano la foto di loro che hanno ricevuto Persona 5 Royale. New cards. Nuovi persona. Falcmani, va bene. Lo so che dovresti ritirare da GameStop, tu, Nick. Arrane. Bella. Media Rama, Energy Shower, Old One. Yortros. I fumi o Futaba? A me i fumi piace personalmente. Futaba però è Futaba. Non te lo saprei dire, dipende tu. Ah, Strong Presence? No, prima ci curiamo. Let's go. Dipende da te, dipende dai tuoi gusti. Intrusi rilevati all'interno dell'area di ricerca. Procedete all'eliminazione. Power Charge. E qua direi che ci mettiamo tutti in guard. Skill. Non dovrebbe essere debole un cazzo, ma tentarlo a nuoce. Ho sbagliato. Megido. Ashilau. Tutti in guardia, signori. Questo è un gioco di pazienza. Sì, ne avrò per molto. Sono come Zionga. No, non è debole un cazzo. Pam 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 pam
Bravo. Proviamo. Non ne vale la pena. Tra la possibilità non è quella, vedremo Shadow Knight in questa live, ma io spero di sì. Piano pianino ci arriviamo. Ah, non mi curi tutti fino in fondo. Ah no, per quello di Aran. Ops. Mi sa che qua ci muore Gozo. Ci muore Yosuke. No, no, si prende solo un sacco di botte. Go get him, go go go! Megiddo quanti danni farebbe? 60. Non ne vale la pena. Spreco soltanto punti SP. Tanto vale che piano piano. Hai doppiato qualche NPC su Remnant from the Ashes? Sì, ho doppiato il ragazzino e ho doppiato il boss finale. Lo so. Brava Chie. Quanti video su YouTube servono per arrivare a questo punto? Guarda, siamo già al 40esimo. Ne escono 3 da un altro, da altri video che devo caricare, altri 3, quindi 6. Episodi da un'oretta, eh? Non è una persona con counter o counter strike? Sì, c'è Samael, c'è Chie che ha counter e counter strike. Però non si sono attivati manco una volta. Che Herculean Strike non attivi il counter strike? No, perché fa power charge. Quindi vai a capire perché non si sono attivati manco una volta.
Parteciperai all'evento Intel di domani? No, ma sarò presente nella live. Cioè, sarò presente nella chat. Per moderare. Brava, Cia. Salutami Murloc Millennium. Pure che Gardo mette i counter? No, non credo cambi niente se vado in Gardo oppure no. Phoenix Master, vai dove ti porta il cuore. Lo so quel Cristo a caso. Cioè è proprio un boss di pazienza questo. Sbagliato. Bravo me. Quindi la strategia è meno le mani meglio di lui. No, è semplicemente abbi pazienza. Letteralmente abbi pazienza. Chi va piano, bastone va lontano. Non mi fido di te. E te pareva se non facevi la stresort. Sì, that took forever. Sì, ce l'hai fatta. Ah, la buon'ora, Cristo. Lo so! Leader card. Lo schivo. Questo non so se lo schivo, non so se lo schivo. L'ho schivato. Beh, almeno non mi ha fatto i danni come i cubi. Ciao, raga. Cansei doritto? Devo dire zio, giusto? Sì. No, ah. Buffo. Perché in guard? Perché siamo deficienti? Oh, scherzo. Two enemies. Let's do it! It's showtime! Are you ready? Yeah! Here goes! Go! Ma in Persona 5 quel Cristo a caso i boss sono fatti bene. Questi sono anche mini boss. Non sono da calcolare. Twin Dragons. Ma sono morti! Ah no, ce n'era ancora uno. Dicevo, i boss di Persona 5 sono molto più interessanti. Persona 4, in particolar modo i mini boss, sono veramente noiosi. Half money. Potrei Persona 5 Royale? Sì. Sicuramente. Ve lo ripeto, il 31 marzo, o comunque quando la Atlus mi dà l'ok per streamarlo, io farò una long run di Persona 5 Royale. Cioè mi metterò a streamare. Ah, vieni qua, pezzo di merda!
Sto figlio di puttana che attraversa le porte senza aprirle. Megido! E ovviamente uno lo manco sempre. Ma su casa. Devo fare de casa. Oh cazzo che avete la Flickadation so. Ma cos'è questo corridoio? Non la apri la porta per entrare in macchina? Cos'è questo? Un corridoio? Cioè non la apri la porta per entrare in macchina? Non mi ricordo cosa gli rispondeva Aldo. È un vanetto questo. Ma che cazzo di macchine fa la Subaru? La farei dal pomeriggio la long run? Perché la mattina ho video lezioni col prof. Sì, la farò da dopo pranzo. Ma su casa. E noi facciamo un altro de casa. Figlio di puttana! Vabbè, non ne vale la pena. Mi scusi? Mi scusi? Mi scusi? Ma ti sta tutta in garage. Mi sale Samael. Oh. Susano. Suzuka Gongen. Non sono mai entrati tanti counter come quella cazzo di mano. Oh no. Ah, l'avevo seminato. Voi eravate deboli a zio. Ecco, che tempo fa Melegnano, Tomadeka. Qua però si apre un dibattito, perché ci furono due versioni di Telkiel Telun. Una dove diceva Melegnano e una, che mi ricordo io, perché è quella che avevo io in videocassetta, che tempo fa a Cormano. Quindi ci sono queste grandi discrepanze nei fan di Aldo Giovanni e Giacomo. Hai mai visto Initial D? Sì. Brava Cia. Ah, mi spiace Drunky Duck. Vediamo se la riesco a recuperare al volo. No, non la trovo, non la vedo. No, non l'ho vista. Mi spiace. Lose dealt card, personal luck up. Energy up, persona magic up. Facciamo un bel pompo. Stavo per dire facciamo un bel pompino a Samael. Pompiamo un po' Samael. Ma poi visto odio l'estate? No. No. Sì, Cristo, vieni qua. Megido! Me li prendi tutti e due, per favore. Dai, Roy.
Someone else's turn. Two enemies left. Go! Don't lower your guard now. I'll finish you. Couldn't quite beat it. I couldn't do it. In casa. Hey, it ran away. The nerve of that thing. Here goes. Persona. Per favore, una volta. Oh, ci voleva tanto. Survive light. Nico. Non è questa la stanza che ci serve. Sì. Mi sa di Shadow, non c'ho voglia. Oh no. No, beh, la leader card. Dai. Andiamo a prenderle, sei mai. No, qua c'erano le researchers card. No, l'avevano già prese. Intrusi sconosciuti sono entrati nelle sezioni riservate numero 2. Allarme rosso. Aumentare la quantità di guardie all'interno della struttura. Gli intrusi devono essere eliminati. Cavolo, si sta davvero rifiutando. Dobbiamo soltanto darci da fare e storm the gates. Cristo. Deboli a un cazzo questi. Mind Charge, Garudine, ma Garudine. Assorbiranno magari, però. Infatti lo bloccano. Ma bufu! Mind Charge. Mind Charge. Ma zio? Saranno deboli a zio, sti bastardi? Sì che lo sono. Mi piacerebbe doppiare un eroe di League of Legends. Sì, anche se non gioco a League of Legends, diciamo che per un doppiatore fare un eroe di League of Legends è un po' una specie di piccolo raggiungimento. Ma figurati Nick, ci è Bufudine, lo apprende dopo un casino. Triglav, Xbox. Stone Bow. Sicuramente i danni del vento, Yosuke. Raise Evasion. Ma Yosuke ha già Resist Electric, se non sbaglio. Evade Electric. Domani Velvet Room, yes. Hola. No.
Una persona di CIO, un Sith, sì. Mi scusi? Dove voglio il fisico questi? Cos'è la festa di Kekkai Sensen? Non lo conosco. Triglav, Chariot Arcana, Heatwave e Counter-Strike. Samuel, è salito ancora. Hai visto Bleach? No, ho letto i primi tre volumi, mi volevo uccidere. Salve. Quando esce Persona 5 Royale, lo metterà al posto di una delle live di Persona 4 Golden? Gambe! Allora... Di certo porterò meno Persona 4 Golden. Gli darò un... non uno stop, ma un grosso rallentamento per favorire Persona 5 Royale. Conosci Monster Hunter? Sì. Ci ho giocato pochissimo, ma tipo ci ho giocato un paio d'ore a casa di Marco, ma non... non è il mio genere. Persona level up. È un rischio, ma lo corro.